Buongiorno. Oggi piove, siamo a Brallo. Sì. Parlando di Brallo, tu in che anno sei venuto a abitare a Brallo? Nel 1953. Eri già sposato? Sì. In che anno ti sei sposato? Nel 52. E come mai sei venuto a abitare proprio a Brallo? Sono venuto a abitare a Brallo perché ero arrivata la strada. Io abitavo su in un paesino dove la strada non c'era. E allora mio padre mi ha detto bisogna andare a Brallo, abitare là e poi mettere su un negozio dove c'è il commercio, perché è arrivata la strada porta al commercio. È stata un'idea di tuo papà? Sì. E quindi hai messo su un negozio? E col tempo, appena possibile, ho messo un negozio. E Brallo com'era nel 53, quando sei arrivato tu? E quando sono arrivato io c'era un albergo Pennino. E c'era qualche casa. Dove? Lì in mezzo al paese, qualche casetta. Dove c'è la fontana? Dove c'è la fontana. E quanta gente ci abitava? Quante famiglie? 5 o 6. E basta? E basta. Cioè, Brallo era un paesino, piccolo. Sì, sì. E perché la strada l'hanno fatta arrivare proprio qui? E non per esempio, non so, Pregola? Pregola era ancora capoluogo, no? Sì. E perché? Perché c'era la direzione più giusta, invece di andare a Pregola che c'era le curve, qui ce n'era meno e loro l'hanno fatto arrivare a Brallo, passare a Brallo. E quindi a Brallo c'era solo un albergo e basta? Sì, l'albergo e una trattoria, allora a quei tempi si chiamava Trattoria Normanno. E Normanno erano di Brallo? No, non erano. E anche proprio il Normanno era l'avevano portato dall'ospedale di Pavia. E dove l'avevano portato? E l'avevano portato qui perché a quei tempi si usava che si andava a prendere dagli ospedali quei bambini orfani. Ma quindi la famiglia era di Brallo, però, sì. Siamo portati a Brallo? Sì. Ah, quindi erano di Brallo? Sì. E invece l'Appennino chi l'aveva aperto? L'aveva aperto Alpegiani Nando. Di Brallo? Di Brallello, era di Brallello e ha costruito lì in piazza. E lui cosa faceva prima? E faceva l'ambulante, andava in giro a vendere. E poi ha costruito questo... Cos'era, un albergo quindi? O sì. Era solo ristorante? No, era già albergo. E altre cose che c'erano a Brallo? Niente. Solo la strada, un albergo e una trattoria. Sì. Era un paesino a quei tempi povero, insomma, ecco. E tu dove sei andato a abitare? Sono andato a abitare lì in via del Castagneto. Che poi con gli anni ho comprato la casa. Via Castagneto 21. Ma perché lì era in affitto? In affitto, sì. Quindi Brallo c'erano poche famiglie, ma ti affittavano già le case? Sì. Affittavo... E tu chi eri in affitto? Ero in affitto dai Cavanna. Cavanna dal nome non mi sembra di Brallo. E venivano di Valformosa, ecco. Ah, quindi a Brallo c'era già un po' di gente allora, non solo 5-6 famiglie. No, ma poche. E lui faceva il sarto. E perché era venuto a abitare a Brallo? Era venuto a abitare a Brallo perché lui faceva il sarto e là a Valformosa, lui veniva da Valformosa. A Valformosa il lavoro non c'era. E allora è venuto qui dove c'era più gente, insomma, ecco. E a poco a poco che altre famiglie sono arrivate a Brallo in quegli anni? E in quegli anni, a parte sono arrivato io, Tordi. Ah, ho capito, Tordi sei tu, io ti ho detto altre famiglie. Altre famiglie, è venuto Gualdana, per esempio, che ha messo sul forno. E da dove? Da Colleri. Gualdana veniva da Colleri. Poi? È venuto il falegname, che veniva da Ponti, ma dopo tanti anni. E piano, altre? E piano piano si è ingrandito. Per esempio è arrivato il Cavanna, che ho già detto. Cavanna. Dunque, Cavanna, sto pensando, E Cavanna cosa facevano? Il sarto, hai detto. Sì.
Dopo i figli hai messo sull'albergo? Sì, i figli poi piano piano hanno comprato e hanno fatto l'albergo, sì, Cavanna. E venuti da Valformosa, i frattini che vengono da Valformosa, che hanno messo su anche loro un piccolo ristorante, frattini. Uh-huh. Venivano da Valformosa anche loro. Oggi siamo a Brallo, piove. Sì. Ma parlando di Brallo, tu in che anno sei venuto a abitare a Brallo? Nel 1953. Eri già sposato? Sì. Quando è che ti sei sposato? Nel 52. E quando come mai sei venuto a abitare proprio a Brallo? Sono venuto a abitare a Brallo perché allora era arrivata la strada, in quegli anni appena prima, e si pensava che qui ci fosse stato commercio, insomma, ecco. Quanti anni avevi? Dunque, nel 52 ne avevo 22. E nel 53? 23. E quindi sei venuto a Brallo, e da lì è iniziato a essere siro del Brallo? Sì. E Brallo com'era all'epoca? Era come adesso? No, era un piccolo paese con 4 case, e poi dopo piano piano si è sviluppato, si è cominciato a fare dei negozi, delle nuovi, per esempio c'è stato Gualdana che ha messo sul panettiere. Da dove arrivava questo Gualdana? Arrivava da Colleri. Ravetta, che facevano i muratori, che ha cominciato a costruire delle case, è diventato grande. Poi Alpegiani. Ravetta di dove erano? Erano di Bagnaria. Erano di Bagnaria, Bagnaria e Ravetta, venivano da Bagnaria. Poi c'era un altro Alpegiani che ha messo sul mobilificio. Poi Zanardi Meccanici, che hanno costruito anche loro. E di dove erano? Erano di Barostro. E sono messi a fare i meccanici? Sì. Poi c'era Zanardi che ha messo su noleggiatore. Noleggiatore di cosa? Con la macchina portava la gente. Ah, di auto? Di auto, sì. Di dove era? Era di Barostro anche lui, Barostro. Poi Buscone, falegname. Insomma, si creavano un po' tutte le attività. Sì. Questo Buscone di dove era? Era dei Ponti. Venivano da tutti i paesi qui dei dintorni? Sì. Perché a Brallo c'era la strada, insomma. Sì. Ma c'erano anche bar e ristoranti o...? No, c'era anche qualche bar e ristorante anche. Mm. C'era un piccolo... A quei tempi si chiamava Trattoria. Frattini. Mm. E c'era anche il ristorante Normanno. Uh-huh. Un piccolo trattoria, ecco. C'era Normanno e Frattini. E con l'albergo Alpegiani. E poi che altre attività c'erano in quegli anni o che sono nate, che ti ricordi? Ravetta muratori, che facevano i muratori, costruivano le case. E di da dove arrivavano? Da Bagnaria, i Ravetta venivano da Bagnaria. Poi c'era Alpegiani Mobilificio, che venivano da Brarello anche loro. Uh-huh. Poi Zanardi Meccanici, che venivano da Barostro. Zanardi Noleggiatore, che venivano da Barostro anche loro. Noleggiatore di cosa? Di macchine. Automobili. Poi c'era Buscone Falegname, che veniva da Ponte anche lui, che ha messo su la falegnameria. Sì. E c'era molto turismo? È un pochino, qualche poco turismo. Ma la strada arrivava fino a Brallo o proseguiva? No, nella Valle della Vagnone? No, la strada arrivava a Brallo e poi col tempo, poco alla volta, l'hanno fatto andare avanti. Fino dove? Fino a Ponte del Gonasco. Fino alla statale? Sì. E quindi dici che comunque Brallo c'era poco turismo e quindi queste attività si basavano sugli abitanti della zona? Sì. E tu hai aperto subito il negozio? Ero aperto col tempo, piano piano,
facevo l'ambulante, andavo in giro a vendere anche nei paesini, perché allora non si vendeva contanti, si faceva il cambio merce anche. E quando sei venuto a abitare a Brallo, dove hai abitato? In via Castagneto. E poi dopo un po' di anni, qualche anno, ho comprato un pezzo di terra e ho costruito una casa. E poi dopo, perché là era un po' fuori dalla piazza, e poi dopo un po' di anni, vedendo che là ero fuori dalla piazza, ho comprato una villetta in via Pineta e lì ho costruito un negozio. Dopo poi le cose sono andate bene e un po' di anni sono andate bene per parecchi anni. E adesso sono diventato vecchio e ho piantato lì e non lavoro più. E arrivando al 2018, allora com'è Brallo rispetto a quando sei arrivato tu? E adesso è cambiato. E invece di andare avanti siamo andati indietro, diciamo così. Speriamo che adesso i miei figli hanno i negozi loro e che li facciano andare bene. Perché in questi anni c'è stata la crisi, prima c'è stato il boom, adesso c'è stata la crisi e speriamo di poter andare avanti. Va bene, allora un saluto dal Brallo, dal famoso Siro. Del Brallo. Ciao! Grazie, buonasera.